ciao a you, benvenuti a tutti dal vostro amichevole Nonno della Rete in questo nuovo boosting, unboxing con tante novità dopo due video carichi di meraviglie, cioè fumetti di tutti i tipi, da arretrati a novità, variant. Vi ricordo di andare a vedere i video di ieri e dell'altro ieri per avere un bel quadro complessivo di quello che ci è arrivato. Se vi potrebbe interessare qualcosa, vi raccomando, scriveteci, link in descrizione, like, iscrizione al canale e condividete. E in più, vi raccomando, per il video della domenica, che sarà molto molto simpatico e importante, e forse uscirà anche un video lunedì, ma proprio martedì saremo chiusi la mattina e poi mercoledì, corriere permettendo, si ricomincia. Dato che tratteremo i giochi, vi ricordiamo che su Facebook o scrivendoci in privato sui vari gruppi o WhatsApp ci trovate, casomai non siete inseriti, venite in negozio, ci scambiamo il numero, se siete interessati vi possiamo inserire nel gruppo WhatsApp dei nostri tre giochi che trattiamo, Pokémon, Yu-Gi-Oh! E Magic, così da sapere tutti gli eventi o organizzarsi al gioco libero, così per passare un inverno in compagnia. Tante, tante novità, tra cui l'attesa gran festa, che però non è proprio una gran festa, perché oltre che ci hanno mandato, se vedete il video, ci hanno mandato il poster rotto, però ci sono arrivati veramente tagli del 98%, quindi se non ce ne mandavano faccio più bella figura, ma invece ringraziamo i distributori che ci hanno pensato. Grazie mille, grazie tante. Detto questo, partiamo, vediamo che cosa esce. Per prima cosa troviamo, partiamo con i giochi, quindi con Yu-Gi-Oh!, il structure deck di Cyber Drago. Cyber Drago e Cyber Oscuro, tanto che hanno chiamato Cyber Attacco. Ok. E aveva la fusione, anche qui. Sfrutta il potere di tutte le carte Cyber, di Zane, vabbè. Ci sono le varie carte, andate a vedere, sì, no, è troppo, per tutto il video a leggere, so, non, sì, è l'unboxing, no, sì, non è l'unboxing, dello, dei structure. Poi è classificato nei migliori structure deck. Uno dei top 5. Però, il playmat ci è sta, bello. Sì, sì, bah. Il playmat è molto bello. E in più, per tutti i nostri giocatori di Yugi ci sono arrivate anche le OTS numero 17, finalmente sono arrivate, che sono dal 13, queste dal 14, quindi abbiamo già sforato, e queste invece dal 13 anche abbiamo già sforato. Vi raccomando, state attenti alle bustine perché sono facili da pesare, escono le ultimate, quindi sono tanti negozi, sono molti clienti sono lamentati che altri negozi fanno lo scam e mettono solo le bustine senza le ultimate. Qui potete trovare tutte le 100 che ogni torneo li diamo sia ai partecipanti sia ai vincitori, dipende dal torneo, però per qualsiasi cosa seguiteci gli eventi sulla pagina, sì, seguiteci gli eventi, tutto pubblicato, tutto il calendario, sì, e l'abbiamo pubblicato. poi abbiamo un po' di... Poi piccola curiosità, fino a che il nonno cerca. Qui dentro c'è l'impermanence... Super, qui dentro sì. Si può trovare l'impermanence ultimate. Sì, sì, no. Infinite impermanence. Però... No. Abbiamo la nostra... I campioni! Queste dovrebbero essere belle, forse. O questa o la prossima. La stanza prova incantesima. La prossima. Chiedo schiuma. Chiedo schiuma, pensavo fosse questa. Perciò è questo, come si ottiene? Spendendo 30 euro di prodotti Konami sigillati, cioè sigillati, confezionati, nel senso non per le singole, perché noi trattiamo anche le singole, che il 18 attiveremo, diciamo al 50% card trade, perché poi sarà sempre così l'aggiornamento con carte che andranno e carte che ritorneranno, che entreranno, tipo le nuvole. Poi, superato la parte di Yugi, andiamo alla parte della gran festa. Il primo prodotto gran festa che troviamo è quello della collezione con Spilla Deluxe con Zacian, un Zacian X. Livello X figo, è fighissimo il Pikachu Surf.
comunque ci sono delle bustine speciali dove può uscire veramente 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 di tutto. Qua abbiamo Dragapult con una super moneta. Bello pure il Dragapult. Sì, Dragapult super vecchio, sì. Con tutto il segno 25. Figo, peccato. Speriamo che arriverà qualcos'altro. Speriamo che arriverà qualcos'altro. Oh, io però quello che ho sentito. Allora, la prima, scusami. Questi prodotti avranno sempre la priorità il preordine. Chi li ha preordinati? Noi abbiamo fatto un posto e purtroppo agli altri, già quelli che hanno preordinato avranno una perdita, nel senso una perdita di materiale, mai di soldi, ovviamente. Però ci dispiace, però ci abbiamo provato in tutti i modi, ma niente, niente. Ci sono poteri più forti di noi che ci prendono tutto il materiale. Un abbraccio a Federic. Però una cosa che ho sentito in vari gruppi ufficiali di Pokémon è che probabilmente la gran festa verrà tirata a scaglioni. Sì, ci saranno più ci facili gli ATB, feste, quindi sì, sì, gli ATB, diciamo, probabilmente ci saranno le restorage dei magazzini. Oh, qua abbiamo Maxilio, tipo non c'era arrivato Charizard. Oh, qua abbiamo altri Zacian. Oh, se avete Zacian ce l'abbiamo, giuro. No, quella è proprio la gran festa, non è Zacian. Quella è la gran festa. E poi, cambiando proprio argomento, per due dai sei giocatori, il kit essenziale di Dungeon Dragon, cosa molto molto sfiziosa, tra cui troviamo anche, babam, tutti i manuali, cioè almeno i manuali principali figata per il gioco. Figata, quindi figata. Ovviamente della nuova edizione, il 5.0. Sono italiano? Sì, 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 sì. Ah no, c'era scritto Monster Manual, l'avevi letto? No, manuale dei mostri. Vai. No, perché non voglio... E fu così che abbiamo buttato 45 euro di qui. Poi, no, veramente, è stupendo. Sì, poi, vabbè, a tatto ve lo posso giurare che è figo. E poi il contenuto... Provate, provate però lo schermo. Veramente, veramente, veramente bello. Grande. Il Beholder. E qua ci sta. Che poi 20 euro costano questi e 40 euro i manuali. L'uno. Sì. No, i manuali di 40 l'uno. Eh sì. Perché detto così magari sembra, è figo, lo compriamo tutto. 40 euro. Ok, ora non ho più spazio. Andiamo un attimo a diminuire, mo facciamo tutta la parte. Un attimo, Sario. Tutto a posto, no? Tutto bene, tutto bene. Interessante. Sì, molto interessante. E portate il bilancino per l'OTS? Ovvio. Così quello ce l'ho sempre addosso. Bravissimo. È un po' come il coltellino. E basta, ci fermiamo qua. Sì, meglio. Boom, la tazza di Rick e Morty. Ovvio. Partiamo col botto, che figo che ci stanno di spalle. Geniale, geniale, geniale. Poi Mairo. Morti, Marty e Doc. Ah, invece i giochi continuano con un altro kit essenziale e altro Yu-Gi-Oh! Domenica ci sarà il torneo, quello dei team. Yes! Molto molto interessante. The Structure! Bellissimo! Bellissima! Bellissima! Diagonali! Parla molto chiaramente. Diagonali. Bello, bella, poi diagonali, sì, bro. Sì. C'è la tazza da birra. Figa, figa. Però, se non volete la birra, volete un caffè. Il caffè di Spider-Man. E dai, Roman. Veramente. E diventa proprio una coppa. Sì, ormai sono una coppa. Poi c'è i portachiavi di Goku e Vegeta. Goku che fa l'onda energetica. Oddio. E Vegeta. Io sento un bel rumore. Ah no, è sempre poi i portachiavi, quello dei Doni della Morte e poi quello di Sailor Moon, la chiave, oh, la chiave, la bacchetta, la bacchetta della luna, sì, la... sì, non mi ricordo come si chiama, perché per il potere della luna vieni a me, trasformati, signore. No, quella è un'altra cosa. Welcome to Hogwarts. Bella, figo, questa si mamma diventa mia la civetta straordinaria.
Bellissimo, vabbè, quelle tazze cambiano. Sì. Vabbè, questo è uguale. Poi non mi imbegnate con lo scotch. Mi scocciano sempre. Mario. Mairo, bellissimo, Shigaraki. Shigaraki. E vabbè, Deku con All Might. Quindi due buoni e il villain. Ti dico. Questo è un altro bel caffè. Vabbè, sì. Questo è figo. Questo è, sì, è Kame. Sono più da... Il simbolo della tartaruga. E poi, ovviamente... La sfera a 4 stelle. Ovviamente, per forza, sì, tanto non puoi mettere gli altri. Che poi ci ho fatto caso che a Namek Vegeta prende proprio la prima 4, quella grossa 4. A 4, che poi la prende Gohan. Perché mentre Vegeta va da Krillin, Gohan prende la Grazia Radar, quella che nasconde Vegeta per fare il bluff a Freezer. Perciò Gohan si va a vedere la prima volta. Si va a vedere la prima volta. E poi nella prima volta si va a vedere con il cappellino in destra la sfera 4. Ma bellissimo quel Gohan. Gohan piccolino così, sì. È proprio bello. Oh, bellissimo. Imiko Toga, questa Giorgia, secondo me. Che poi ci assomiglia. Sì, ciao. Sì, ci assomiglia. Comunque, cosplay, è quello di Meiro. Ah, è Bill Billy. Ah, ma è di Legans, cioè di Meiro Vigilante, no? No, è di Meiro proprio. Sì. E poi i pop. Sì, sembrava strano che non arrivano i pop, che molti amici miei di casa mi hanno detto: fa, ma tutti quei pop, ma dove li metti? Ogni volta che abbiamo il video, ogni volta che vediamo un video vediamo 1000 pop. Ma se ricordo che sono pure belli, tipo questo, che poi uno se l'è fatto pure portare. Con le palle in testa. Fai fighizzo, donna energetica. E poi questo è proprio quello di Freezer. Sì, è il primo, vabbè, è la prima trasformazione, quello che ha i capelli più... Più? Più a banane, più a casco di banane. Cioè no, più a casco di banane, proprio quello... Disegnati a... Disegnati più senza definizione. A ciambotto, diciamo così. È tipo lui normale, solo con i capelli biondi, perché gli altri li sono tutti definiti, vabbè, quell'altro c'è il casco delle maracuglie, quell'altro, il treno. Senza... Che bello così. Quando si trasforma per la prima volta in terzo livello, che li vedi lì. Guarda voi, ma bellissimo. Flash. Ah, questa è la collezione DC. Sì, Wanda. Si sono già persi la DC. Wanda Visione. E l'altro Flash. Sembrava più roba, sembrava. Invece... vabbè, sì, esatto. No, comunque la roba c'è, non è che mi faccio scherzare. Jasmine, bellissima. Comunque questa serie è fantastica. Ho i prodotti, cioè i personaggi di Sword Art Online. Asuna, qual è Navi, e Kirito, sì. President Loki, Deku e infine un Capitano America del Gameverse. Vabbè, Deku lo mettiamo qua insieme all'altro Deku. Ok. Oh, che figo, non l'hai mai avuto in divisa? È in divisa, no? È in divisa che sto facendo i compiti, proprio con il libro. No, quello degli appunti. Lui si scrive tutti gli appunti di supereroi. Sì. Basta, abbiamo concluso con un bel po' di novità veramente interessanti. Bello l'OTS, che comunque, diciamo, con l'OTS nuova riparte la nuova stagione di Yu-Gi-Oh! La speranza è che si va sempre meglio. Sì, e poi ci sarà la premier a fine mese, che adesso faremo... Esplosione del destino, già fatto. Ok, ci sono già tutti gli eventi fino a inizio... Fino a novembre, fino all'inizio di novembre, cioè sì. Fino alla fine di ottobre. Fino alla fine di ottobre, tra novembre poi ci sarà quello spalco. Novembre, aspettate, di Strad. Sì, la nuova. I vampiri e poi pure la nuova di Pokémon. Perciò tante belle cose e qualsiasi info, consiglio o altro, scriveteci o venite direttamente in via Nicola De Ruggiero 90. È tutto dal nonno, grazie mille a tutti per il supporto, grazie ragazzi che mi stanno aiutando, ci vediamo al prossimo video. Linea... No. Bella, aiuto.